facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Come è stato detto abbondantemente dai miei colleghi di gruppo, questa legge di bilancio ci lascia assolutamente insoddisfatti, ci consegna la convinzione che sia un impianto complessivamente molto sbagliato, così come abbiamo detto chiaramente con il nostro leader Giorgia Meloni qualche settimana fa, quando a Bologna abbiamo presentato la nostra idea di legge di bilancio. C'era la possibilità di fare altre scelte, c'era certamente la possibilità di avere una maggiore capacità di confrontarsi. Dei segnali di disponibilità sono venuti e quelli li apprezziamo soprattutto dal punto di vista umano, ma resta un giudizio grave su questa manovra, su come nasce e su come si consumerà nelle sue scelte. Noi affronteremo 4 voti di fiducia in 10 giorni. Sul sisma abbiamo avuto il voto di fiducia, avremo il voto di fiducia sulla legge di bilancio, la settimana prossima avremo il voto di fiducia sul fiscale e sul decreto scuola. Il Parlamento viene così completamente esautorato delle sue funzioni, viene in questo modo consegnato al Paese un atto blindato sulla legge che è la legge delle leggi, il bilancio dello Stato, e che va ad influire sulla vita di tutti i cittadini italiani. Io ricordo quando si protestava con veemenza per il ricorso al voto di fiducia in maniera abbondante. Credo che quello che consumeremo da qui alla prossima settimana con 4 voti di fiducia resterà un record. E dico questo perché certamente ascolteremo, e lo abbiamo già sentito nelle commissioni, che si giunge a questo per il modo con il quale nasce questo governo, ma io voglio ricordare che la legge di bilancio è a disposizione dal 2 di novembre e ci apprestiamo ad andare verso la fine di dicembre. Naturalmente sono solidale con i colleghi della Commissione Bilancio che sicuramente hanno fatto un lavoro molto pesante dal punto di vista dell'impegno istituzionale. Ringrazio i colleghi del mio partito Calandrini e La Pietra per il lavoro eccezionale che hanno fatto nel illustrare e rappresentare gli oltre 500 emendamenti che come Fratelli d'Italia abbiamo messo in campo, sempre con l'obiettivo di dare un contributo positivo per cercare di migliorare le tante storture che la legge di bilancio che ci approssimiamo a votare crea alla nostra nazione. Dal punto di vista politico è evidente a tutti che un governo nato sull'affermazione che bisognava scongiurare a tutti i costi l'aumento dell'IVA ha finito per trovare le risorse di questa manovra di bilancio finanziandola per oltre il 50% in deficit e per il restante 50% con una valanga di tasse.
Per i cittadini fa poca differenza la motivazione per il quale si pagano tante tasse e imposte, ma quello che aggrava il giudizio è il fatto che si è cercato in qualche modo anche per far passare queste tasse per delle tasse etiche. Secondo l'antica filosofia, che le tasse sono belle per una parte politica di questo Parlamento. Si è parlato e si è discusso tanto della tassa sulla plastica, una previsione assolutamente assurda di chi evidentemente non conosce la specificità delle nostre produzioni di impresa. Si è parlato tanto della tassa sullo zucchero. Ebbene, poi abbiamo visto nell'incertezza del dibattito politico e nell'eterogeneità della composizione della maggioranza che alla fine sarà approvata una tassa con ritardo. La lotta per la tutela dell'ambiente non credo che si possa fare attraverso le tasse, la distruzione di nostri settori produttivi d'eccellenza o facendo semplicemente finire il costo nel carrello dei consumatori, così come certamente sarà. E trovo veramente stucchevole che si affermi che lo zucchero vada tassato perché dannoso per la salute, quando invece poi si sostiene che non lo sia il consumo delle droghe. Veramente è un atteggiamento strabico anche dal punto di vista etico di questo governo. Fratelli d'Italia ha un'anima fortemente sensibile nei confronti delle problematiche dell'ambiente, ma il nostro vuole e deve essere un ambientalismo concreto rispetto alle tante concrete criticità che denota il nostro Paese. Noi avremmo auspicato che ci fossero stati investimenti per combattere il problema di dissesto idrogeologico che abbiamo in Italia e che è una drammatica attualità. Ci saremmo aspettati che ci fossero politiche di lungo periodo per combattere il problema dell'erosione costiera. Uno studio dell'Enea di qualche giorno fa ci dice che entro il 2100 ampie porzioni del nostro territorio, posti bellissimi, saranno inghiottiti dalle acque. Rispetto a questo, che cosa si fa? Non si fa assolutamente nulla, così come non si fa nulla per la difesa del suolo. Si porta avanti una retorica che certamente può aumentare un livello di sensibilità, ma poi chi è classe dirigente di una nazione ha la necessità e, dico io, il dovere di mettere in campo politiche che portino fuori dalla problematicità. Non soltanto partecipare a manifestazioni che poi lasciano soltanto il ricordo di una presenza politica. E allora in questa manovra, oltre a questi aspetti, si continua a non fare nulla per piccole e medie imprese, professioni, artigiani, commercianti, le nostre partite IVA, tutto quel mondo che lavora, si sacrifica e che ha scarsissime tutele. Non si fa nulla per quei dipendenti pubblici che fanno il loro dovere, non ci sono investimenti reali per la scuola. Il ministro Fioramonti, al posto di occuparsi di staccare i crocefissi per sostituirli con il mappamondo,
si preoccupasse di mantenere l'impegno che era stato assunto di aumentare gli stipendi dei nostri insegnanti, che invece corrono dei rischi di decurtazione. E allora, anche per quanto riguarda gli enti locali, Presidente, mi avvio rapidamente alla conclusione, i comuni, le province, che è un tema che è sempre lì, perché ci sono servizi su quelle funzioni fondamentali che continuano a non essere gestiti. E noi aspettiamo in maniera impassibile che si verifichino tragedie, lo ripeterò in ogni mio intervento. E allora quest'Italia che sceglie di seguire la strada del servilismo ad un'Europa che anche il voto di stanotte nel Regno Unito ci spiega come quella strada ci porti verso un vicolo cieco che fa passare il Regno Unito oltre Atlantico, lasciando un'Europa più debole e più sola. Conte 1, Conte 2, l'Italia rimane all'anno zero. Grazie. Grazie, senatore Iannone.